Ciao a tutti, bentornati. Oggi parliamo di armocromia. Ho finalmente fatto la mia consulenza di armocromia, sono molto molto contenta e soddisfatta di averla fatta. Ero tantissimo curiosa, avevo una vaga idea perché molti dei colori all'interno della mia palette in realtà sono molti colori che utilizzo. Per molti versi sono molto molto contenta, per altri invece, insomma, per qualche tonalità mi dispiace un po', ma come giusto che sia, l'erba del vicino è sempre più verde, però fondamentalmente sono molto molto contenta perché mi piacciono tanto, cioè mi piace tanto la mia palette. Allora, partiamo dal principio. Che cos'è l'armocromia? Per chi non sapesse di cosa sto parlando, che cosa sia fondamentalmente, non è altro che un'analisi in cui si va a studiare quali sono le tonalità che vanno ad armonizzare il nostro viso, che vanno a valorizzarlo molto di più rispetto ad altri, quindi tutto ciò che ha a che fare appunto con il viso. Tutta la parte bassa del corpo non viene assolutamente analizzata, si analizza soltanto il viso, quindi i capelli, il colore dei capelli, la propria pelle, tutto ciò che va a valorizzare il proprio viso. Si suddivide in quattro stagioni: le stagioni fredde e le stagioni calde. Le stagioni fredde sono l'inverno e l'estate, quelle calde invece la primavera e l'autunno. Si parte proprio da questo, cioè si cerca di capire qual è il proprio sottotono, quindi freddo o caldo. Infatti il primo step è appunto il sottotono, dove chiaramente la consulente con questi drappi, quindi che vanno dal freddo al caldo, va a capire quale tonalità e quale sottotono ci valorizza di più. Io ho scoperto di essere una stagione fredda, proprio perché con questi drappi, diciamo con i drappi più caldi, venivano fuori molto di più le mie occhiaie, mi spegnevo, invece con i colori freddi mi illuminavo molto di più e veniva fuori un po' i miei colori, insomma, sembrava un po' più armonizzata. Talvolta anche lei mi diceva, sembri anche quasi truccata perché si colorano anche le guance, da lì si capisce un po' quale strada intraprendere. Dopodiché si passa al secondo step, il contrasto dove si va a capire qual è l'equilibrio tra colore dei capelli, colore di occhi, colore di pelle. Si va a capire qual è il proprio contrasto, che può essere alto, medio o basso. Il mio contrasto è medio proprio perché c'è una sorta di equilibrio tra capelli, pelle ed occhi. Medio, quindi, ciò significa che tutto ciò che ne so, molto alto, vi faccio un esempio, in contrasto con colori completamente diversi, quindi bianco, nero, dove il contrasto è visibilissimo, c'è un netto contrasto, quindi bande larghe, bianche e nere, quello è un contrasto alto. Un contrasto basso invece può essere righe un po' più vicine, colori simili, quindi un grigio e un bianco, quello è molto basso. Io sono nel mezzo. Sono nel mezzo, quindi un contrasto, che ne so, bande larghe, bianche e nere, no, ma neanche troppo piccole, una via di mezzo. Dopodiché i metalli, anche lì si va a confermare il sottotono. Ci sono metalli, il metallo, quindi l'argento, l'oro, il blu metallico e il bronzo. Tra l'altro, la prima domanda che lei mi ha fatto: qual è il colore che più non ti piace? Io ho detto il blu elettrico, perché è un colore che io non indosso, che non mi piace, che penso che mi stia male. In realtà penso che, cioè, non mi piace come colore, quindi e mi ha detto va bene. Il metallo, quindi lei mi ha messo questo drappo argentato, dove veniva fuori molto il mio colore, sembravo molto più luminosa. Dopodiché siamo passati all'oro, dove in realtà mi ingrigivo un po', poi mi ha messo il drappo blu elettrico metallico, dove la mia consulente mi diceva, cioè mi ha detto che insomma mi valorizza molto, nonostante a me non piaccia particolarmente. E poi il bronzo, che purtroppo non mi valorizza per niente, che non è un metallo che mi sta bene. Quindi l'argento e il blu elettrico mi stanno molto bene. Abbiamo di nuovo confermato che il sottotono, che la mia stagione è fredda, quindi oltre che il sottotono anche la stagione è fredda. Quindi abbiamo escluso le due stagioni calde, autunno e primavera, come vi dicevo poc'anzi. Quindi lei cosa ha fatto? Prendendo invece le stagioni fredde, l'estate e l'inverno, mi ha messo appunto questi drappi, sia dell'estate che dell'inverno, per capire un po' effettivamente a quale stagione io appartenessi.
abbiamo insomma capito pian piano, perché l'inverno ha dei colori molto intensi e molto forti, l'estate chiaramente freddi, l'estate invece ha colori sempre freddi ma un po' più tenui. Dopo un'attenta analisi abbiamo capito, insomma lei mi ha svelato insomma qual è la mia stagione. La mia stagione è l'inverno, quindi io sono un inverno, ma non è finita qui, perché ogni stagione può avere anche dei sottogruppi. Chi è una stagione assoluta, quindi un inverno assoluto, diciamo che dovrebbe in teoria soltanto giocare con i propri colori della propria palette, invece chi fa parte dei sottogruppi può anche rubare qualcosina anche da altre stagioni. Io infatti appartengo ad un sottogruppo di una stagione e posso rubare qualcosina dall'autunno e qualcosina dall'estate. Io sono una winter deep. Chiaramente non mi dimentico di lei, la consulente che mi ha fatto appunto la seduta è Arianna Gamberini, molto molto brava, molto in gamba, mi è piaciuta un sacco, molto dolce. Io poi la seguivo anche su Instagram, in realtà grazie a lei l'ho scoperta. L'ho fatta anche la mia migliore amica, ha fatto la consulenza, siamo completamente gli opposti dall'inizio alla fine. Dicevo, lei è molto brava, in gamba, mi ha dato un sacco di consigli, molto dolce, pian piano mi ha fatto capire, perché chiaramente entrare nell'ottica non è semplice. Devo dire anche che però guardarla anche dall'esterno, io mentre guardavo la mia migliore amica mi vedevo, cioè capivo davvero ad occhio nudo quanta differenza c'è tra una tonalità che vi valorizza e una che invece non vi valorizza affatto, anzi vi penalizza un sacco. Chi è la Winter Deep? La Winter Deep è la stagione dove all'interno ci sono tutti i colori freddi, come tutta l'estate, ma soprattutto intensi. Posso rubare qualcosina all'autunno, come vi dice, come il colore ottaneo, posso rubare dall'autunno anche un cioccolato fondente e anche tutti i colori un po' sorbetto dell'estate. Infatti qui ci sono anche le caratteristiche di questo sottogruppo. Il contrasto è medio-basso, l'intensità è molto alta, il valore è basso, il sottotono è abbastanza freddo. Sono molto contenta perché... Un altro colore che lei mi ha chiesto, che insomma è uno dei colori che io utilizzo di più, lei mi ha detto qual è il colore di cui non potresti fare a meno, io ho detto il nero. Quando mi ha detto sei inverno, ti posso dare una buona notizia, perché il nero è il tuo colore jolly, infatti fa parte della mia palette e sono molto molto contenta. È uno di quei colori che, cioè io ho, non dico un armadio, no, assolutamente, ho vari scomparti del mio guardaroba completamente neri, tanto che non si capisce nulla di quello che c'è all'interno, quindi del nero sono molto contenta. Un'altra cosa di cui sono contenta è del bianco, tipo l'avorio è un colore che non mi valorizza per niente, ma piuttosto il bianco ottico è all'interno della mia palette. Infatti io ho notato anche con i drappi che c'è una differenza abissale tra il bianco ottico e l'avorio. Il bianco ottico mi illumina da morire, l'avorio assolutamente no, mi ingrigisce. I grigi fanno parte della mia palette, anche se d'inverno sì, io li utilizzo abbastanza, soprattutto per quanto riguarda maglioni, li utilizzo tanto. I sorbetto sono molto contenta perché c'è questo giallino, questo rosino molto carino, questo simil Tiffany molto bello, questo lillino stupendo e anche questo celestino mi piace tanto. I gialli appartengono anche alla mia palette. Il rosa è soltanto uno ed è questo rosa freddo. In realtà lei mi ha detto l'importante è che cioè con i colori caldi insomma vai sempre di freddo, se magari una tonalità non fa parte della tua palette ma è fredda va bene, l'importante è che sia molto molto intensa. Sì, i colori smortini no, quindi l'estate che ha parecchi colori smortini non mi sta bene, non mi dona affatto, quindi piuttosto intensi. Quindi vediamo anche i rossi che siano freddi, quindi un rosso ciliegia, un rosso fragola, tutto ciò che all'interno ha una punta di blu. Quindi infatti io adesso sono in una fase di confusione, perché tipo c'è il viola, che dove faccio fatica a capire qual è il viola caldo e il viola freddo, che il viola freddo è il mio, il viola caldo assolutamente no. Tutto ciò che all'interno ha una punta di blu fa parte delle tonalità fredde, tutto ciò che invece ha del giallo
non è un mio colore, tipo l'arancione che è un caldo per eccellenza, non lo potrei mai indossare perché mi sta male. Il blu è nella mia palette perché è un colore freddo, infatti ho tantissimi blu, ho il blu notte, ho il blu elettrico, ho parecchi blu. Tipo il blu scuro scuro mi piace molto, il blu royal, non lo so, penso sia quello, mi sta molto bene. L'ho anche, cioè l'ho visto ad occhio nudo, effettivamente mi sta molto bene. I bordeaux mi stanno bene, anche i verdi, che siano sempre freddi e non caldi, perché ci sono anche dei toni di verde diciamo tendenti al caldo che non mi stanno bene. Infatti ho questo verde abete, credo, questo verdone molto bello, questo qui. Devo dire che sono molto contenta, i lillini, sono molto contenta dei lillini, infatti c'è questo lilla molto carino, anche questo viola, diciamo, lilla chiaro, lilla scuro, questo blu cobalto che mi piace da morire. Mi dispiace per il bronzo, i metalli, tendenzialmente utilizzo, cioè vicino il viso, parecchi gioielli argento. Quasi sempre, magari orecchini, tendo ad utilizzare anche gli orecchini oro, però lei mi ha detto abbandonali, lasciali stare. Una cosa di cui mi dispiace tanto, l'unica cosa per cui ci sono rimasta male, è invece il maculato. Io utilizzo tantissimo il maculato, infatti le ho chiesto, ma il maculato è nella mia palette? Perché io dicevo, vabbè, c'è il nero, che va bene, c'è anche il marrone, però... E mi ha detto assolutamente no, il maculato non è nella tua palette perché c'è quel marrone caldo, non freddo. Il mio è un marrone freddo, quindi no, quindi il maculato assolutamente no. Ha detto di stampe animaliere, l'unica stampa che ti puoi permettere è lo zebrato, che non tanto la utilizzo. Il pitonato soltanto se è più sul grigio e non sul beige, però mi dispiace tanto. L'unica cosa che potrei fare è indossare tutto ciò che è al di sotto, quindi gonne, pantaloni o accessori, può anche andare bene, maculati. Tutto ciò che è intorno al viso no, ha detto al massimo se c'è qualche richiamo, ma completamente maculato non fa parte della tua palette, quindi no. E purtroppo io ho davvero tante cose, ho tanti vestiti, tanti abiti, camicie. No, non potrei. In realtà, se volessi rispettare la mia palette, non potrei indossare cose maculate. Io ho intenzione seriamente di seguire i miei colori, i colori della mia stagione, anche perché l'ho fatto, quindi ci credevo ed effettivamente ci credo. E voglio impegnarmi ad utilizzare questi colori. Anche lei mi ha detto un colore che mi sta molto molto bene. È questo, diciamo, un color vino, tipo, perché è tendenzialmente freddo, un vinaccia. E lei mi ha detto, insomma, che è un colore che mi sta molto bene, così come il bordeaux. Il malva è un colore che mi sta molto bene, che, insomma, lei mi ha fatto scoprire essere un colore che mi valorizza particolarmente. Insomma, sono abbastanza contenta. Ti dà anche dei consigli sul colore dei capelli. Quindi lei mi ha detto, il nero non è un colore che ti può stare bene anche come colorazione, ma piuttosto non andare, se dovessi andare a colorare i capelli, cosa che ho fatto anche, secondo me dalla telecamera viene fuori un castano più chiaro, in realtà ho fatto un riflessante di un castano molto molto freddo, cioè piuttosto freddo, quindi un fondente. Lei mi ha detto, se devi descriverlo, non dire un cioccolato, perché il cioccolato loro lo intendono come un colore caldo, un castano caldo, invece no, specifica che vuoi un castano molto freddo, quindi un fondente. E anche il make up ti dice anche quali sono i colori che ti donano di più, quindi colori freddi, illuminante bianco o rosato perlato, il blush tendenzialmente freddo, quindi un rosato, gli aranciati pescati non mi starebbero bene, anche sugli occhi tutto ciò che è freddo, quindi un malva, un nero o anche un marrone molto molto freddo, lei mi ha detto che mi starebbe molto bene. I rossetti, chiaramente c'è il rosso, quindi un ruby woo per intenderci, quindi un rosso freddo, quindi con la punta di blu, gli aranciati no, quindi un corallo mi sarebbe malissimo, ed effettivamente io questo lo so, così come i nude, sempre sul rosato, sul malva, quindi nude sul beige no, infatti sono proprio rossetti che non acquisto mai, perché mi accorgo che mi fanno diventare un cadavere, effettivamente è vero, su quello c'ero arrivata.
E quindi questo fondamentalmente ci tenevo a parlarvi di questa cosa, perché c'è chi magari non sa nulla dell'armocromia, o magari non ci crede, dice vabbè sono cavolate. In realtà è vero, guardandomi allo specchio davvero ho capito quali sono, cioè ho visto la differenza tra i colori che io magari credevo, anche il dorato è un colore che a me piace tanto, che io utilizzavo e che purtroppo non fa parte della mia palette. Davvero, cioè, andando a confrontare l'argento e l'oro, effettivamente l'argento mi valorizza molto molto di più rispetto all'oro. E quindi ci tenevo a parlarvi appunto di questa mia esperienza e vi metterò anche per bene tutta la mia palette, magari ve la metterò qui, e anche degli esempi che mi ha fatto sui trucchi, sui rossetti, su tutto quanto. E tra l'altro lei, oltre che all'armocromia, fa anche body shape, face shape, quindi ti va a dire quale taglio di capelli ti sta meglio, quale trucco ti potrebbe stare meglio, quale forma di sopracciglia ti potrebbe stare meglio, in base a tutto, sia la forma del viso, insomma tutto il viso nel suo complesso, quindi della forma, la forma degli occhi per dirvi, delle sopracciglia, insomma va ad analizzare un po' tutto il viso. E il body shape invece ti suggerisce quali modelli di abiti, di pantalone, va a valorizzare un po' di più la tua figura. E anche quella è una cosa che vorrei fare, però ci tenevo particolarmente all'armocromia perché ero curiosissima di sapere quale stagione fossi, nonostante l'inverno è la stagione che più detesto, però io sono in inverno. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se anche voi avete fatto la vostra consulenza, ditemi quale stagione siete, se davvero ci credete e se effettivamente con quei colori vi piacete di più. Io sinceramente sì. E nulla, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!